La Isernia Castel di Sangro è già franata all'altezza del bivio per Rocca Sicura. Si procede col senso unico alternato. Il rischio è che il movimento franoso interrompa tutta la carreggiata. Intanto sono state svolte le indagini geologiche propedeutiche all'8-0. A Isernia calcinacci cadono dal ponte della ferrovia. Tragedia sfiorata. In Molise nessuna traccia della variante Delta, ma il sequenziamento continua e presto ci saranno nuovi risultati. Lunedì vanno via anche i medici venezuelani. Il pronto soccorso di Isernia resta così con 3 dottori oltre al primario. Dalle istituzioni nessun cenno. Il veneziale sta morendo per consunzione. L'Italia può vincere l'europeo? Secondo i molisani sì, ma attenzione alla Francia, l'avversario più temuto. Mancini riscuote consensi tra i giocatori, piace Insigne. Ricostruzione post sisma 2018, SOS del sindaco di Montecilfone al commissario Toma. Tante famiglie, dice Manes, ancora fuori dalle proprie abitazioni. Serve un incontro urgente per ripartire. Infine allo sport, il calcio, finale del campionato di eccellenza al Romagnoli. Fischio d'inizio alle 16, l'Isernia sogna il ritorno in Serie D. L'avversario è l'Aurora Alto Casertano. Campobasso, lo sponsor Flavio Battista di Levigas esalta il gruppo dopo la promozione in Lega Pro. Buon pomeriggio, ben trovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. L'avete sentito dai titoli, la Isernia Castel di Sangro è già franata all'altezza del bivio per Rocca Sicura. Si procede col senso unico alternato. Il rischio è che il movimento franoso interrompa tutta la carreggiata. Intanto sono state svolte le indagini geologiche propedeutiche all'8-0. Si è recato sul posto questa mattina per noi Nicola De Santis. Sentite. La Isernia Castel di Sangro rischia l'interruzione al confine tra l'agro di Rocca Sicura e il territorio di Isernia. Una frana molto ampia ha inghiottito la carreggiata e si procede a senso unico alternato. La circolazione è attualmente regolata da un semaforo. La mancanza di precipitazioni abbondanti ha momentaneamente bloccato la discesa del terreno a valle, ma con il ritorno delle piogge in autunno la situazione è destinata a peggiorare. Occorre un intervento tempestivo e oneroso per mettere in sicurezza quel tratto di strada e bloccare così il movimento franoso. Questo tratto di strada, anzi per la verità un po' tutto il tracciato della strada, insiste su un territorio molto fragile, molto delicato, tant'è vero che anche diciamo, la sua realizzazione ha visto dei tempi molto lunghi, per delle opere abbastanza complesse, proprio perché il territorio è fragile e quindi questo accade normalmente, insomma, un po' tutto quello che accade sul nostro territorio molisano e non solo, è la manifestazione di di processi evolutivi, morfologici molto veloci e quindi ci può stare. Il rischio concreto è che comunque la frana continui a scendere, che le radici non tengano più il terreno e che tutta la superstrada venga inghiottita in questo tratto dal movimento franoso. Guarda, il rischio è concreto perché il fenomeno non è assolutamente stabilizzato. Il rischio che si possa riattivare a valle il fenomeno franoso, che poi ovviamente si ripercuote sul lato di monte, è un rischio molto concreto, per cui non ci si può illudere assolutamente che la situazione si sia stabilizzata e ritengo anche che per come vedo insomma questa frana, vedo che le opere da mettere in pratica insomma sono abbastanza importanti, non è un problema che si risolve in maniera semplicistica. Intanto sono iniziati gli scavi, i sondaggi, le indagini sul lotto 0. Sì, sull'8-0, un'opera molto discussa, un'opera che è un tracciato che in qualche maniera va a raccordare questa strada, che è, devo dire, abbastanza importante, con tutta la viabilità che poi prosegue verso Campobasso, Vasto, diciamo la zona adriatica. L'8-0, dico, un'opera discussa perché il problema delle sorgenti San Martino è un problema abbastanza concreto, però insomma spero che tutte le opere di contenimento di questa problematica siano affrontate con la giusta determinazione e correttezza.
E nella notte copiosa caduta di calcinacci dai pilastri che sostengono il ponte della ferrovia lungo Corso Risorgimento a Isernia, per una fortunata coincidenza nessuno si è fatto male, ugualmente i vigili del fuoco sono stati costretti a transennare l'area per mettere in sicurezza la zona, necessario l'intervento di una ditta specializzata. Cambiamo argomento, in Molise nessuna traccia della variante Delta, ma la guardia deve restare altissima nel servizio. I numeri della nostra regione e quelli della penisola, sentite. Nessuna traccia della variante Delta, ma il sequenziamento continua, dice il dottore Massimiliano Scutellà, biologo e responsabile del laboratorio di riferimento regionale per la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori per SARS-CoV-2, e nuovi risultati si avranno nei prossimi giorni. Al momento in Molise è stata rintracciata solo la variante P1.1, una variante europeizzata che si sta diffondendo in tutta la penisola e attenzionata, aggiunge Scutellà, per decifrarne virulenza e infettività. Intanto preoccupa l'escalation di contagi. Molti dei nuovi positivi sarebbero legati a un unico cluster. Il tracciamento, in condizioni come quelle attuali, non dovrebbe essere particolarmente complicato. Non bisogna abbassare la guardia. Pronto ad assumere i provvedimenti restrittivi, dice senza girarci intorno il presidente della regione Donato Toma. I numeri del Molise sono comunque ottimi. RT basso, tasso di incidenza casi ogni 100.000 abitanti molto al di sotto della media nazionale. Stesso discorso per tasso di occupazione delle terapie intensive e delle malattie infettive. Numeri positivi anche quelli registrati nel resto della penisola. Anche questa settimana la situazione epidemiologica mostra una tendenza al miglioramento e il tasso di incidenza di casi di Covid-19 è di circa 17 per 100.000, quindi ben al di sotto della soglia dei 50 casi per 100.000 abitanti. Per quanto riguarda l'RT, questo è piuttosto stabile, intorno a 0,69. Anche il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva e di area medica è al di sotto della soglia critica, intorno al 6%. Naturalmente preoccupa un po' la circolazione di alcune varianti, come per esempio la variante Delta, in alcuni paesi europei, e alcuni focolai anche sono stati riscontrati in Italia, per cui è bene mantenere dei comportamenti individuali che siano ispirati alla prudenza. Ed ora i numeri sul coronavirus dell'ultimo bollettino dell'azienda sanitaria regionale. 7 nuovi contagi, 3 a Campobasso, 2 a Guardia Alfiera, su 397 tamponi refertati, con tasso di positività all'1,7%. Poi i dati complessivi, attualmente positivi sono 81, 203.425 i tamponi effettuati dall'inizio della pandemia, 6 le persone ricoverate, tutte in malattie infettive al Cardarelli di Campobasso. E lunedì vanno via anche i medici venezuelani. Il pronto soccorso di Isernia resta così, con 3 dottori oltre al primario. Dalle istituzioni nessun cenno, e così il veneziale sta morendo per consunzione. Sentite Nicola De Santis. La nota inviata all'attenzione della struttura commissariale della dirigenza ASREM, con la quale si invocavano atti utili alla risoluzione della grave carenza di personale medico, che ormai da troppo tempo attanaglia il pronto soccorso del veneziale, anche attraverso il coinvolgimento di Emergency, è rimasta lettera morta. Nessun cenno, nessuna risposta, nemmeno negativa. Identico esito con i parlamentari molisani, non tutti ad onor del vero, ai quali il Forum per la Sanità Pubblica ha inviato una lettera nella quale si specifica ulteriormente quella che è una situazione ormai prossima al collasso e si chiede di sollecitare la commissaria perché sorvegli affinché rapidamente si attuino e si esplichino gli iter concorsuali, contemporaneamente di proporre al Presidente del Consiglio, attraverso le adeguate forme parlamentari, di richiedere anche temporaneamente la disponibilità di Emergency ad aiutare la disastrata sanità molisana. Cenni di adesione solo da 2 ex pentastellati, Testamento ed Ortis, il resto della delegazione parlamentare in religioso silenzio. La situazione peggiorerà brevissimo.
Lunedì lasciano il veneziale i camici bianchi venezuelani che da qualche mese sono in supporto al personale medico e sanitario del nosocomio Isernino. E sembra che non siano nemmeno interessati ad eventuali forme di proroghe, almeno da quanto si apprende. Il che significa che sono solo 4 i medici in servizio, che 2 di questi hanno 67 e 65 anni e quindi prossimi alla pensione. Il momento è reso ancor più complicato dalle difficoltà di sostituzione che l'estate fisiologicamente porta con sé. Difficile spostare da altri presidi sanitari sul territorio medici che possano colmare le gravi carenze di personale che si registrano nell'ospedale Isernino. Non solo nessuna risposta alla richiesta di avviare gli iter che potrebbero portare nel capoluogo di provincia i medici di emergency nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando di concorso e le assunzioni effettive. Non c'è alcun atto formale utile ad una ristrutturazione dei reparti della pianta organica che di fatto consentirebbe di poter attendere i tempi concorsuali senza avvertire quel perenne fiato sul collo. Ma il forum non molla. In queste ore potrebbe essere attivata una raccolta firme sulla piattaforma change.org, utile a smuovere le acque, visto che tutti i cittadini avrebbero la possibilità di sottoscrivere la richiesta inviata all'attenzione della struttura commissariale e della dirigenza dell'ASREM. E dovrebbe arrivare in forma cartacea una stessa richiesta anche ai sindaci. Di certo sarà inoltrata a tutti, ma per il caso veneziale saranno coinvolti solo i primi cittadini della provincia Pentra e dai prefetti. Nella missiva la richiesta di farsi intermediari con la presidenza del Consiglio dei Ministri. La situazione del personale sanitario tutto al termine della seconda ondata della pandemia è drammatica, si legge nell'appello inviato ai parlamentari molisani. È talmente ridotto numericamente che fra non molto bisognerà chiudere altri servizi sanitari, privando i molisani anche di quel poco che è rimasto dei LEA. Ed ora il post sisma 2018 in basso Molise, SOS del sindaco di Monte Cilfone, Giorgio Manes, al commissario per la ricostruzione Donato Toma. Tante famiglie ancora fuori dalle proprie abitazioni, dice il primo cittadino, che chiede un incontro urgente per ripartire. Manes è stato intervistato per noi da Emanuele Bracone. Sentite. Sindaco Manes, qualche giorno fa in Consiglio regionale c'è stato un dibattito che ha permesso finalmente di riaccendere i riflettori sulla ricostruzione post-sisma. Dopo una battaglia biennale l'anno scorso avete ottenuto la nomina del commissario, causa anche la pandemia le attività sono andate a rilento, ma voi non siete comunque soddisfatti, a prescindere da quelle che possono essere le attenuanti. Si diceva bene, anche perché io in particolar modo qui a Monte Cilfone ho ancora gravissimi problemi. Ho tutte le mattine i cittadini che mi chiedono quello che sarà il futuro di questa comunità, di quello che sarà la ricostruzione, di quello che dei cittadini che vogliono assolutamente rientrare alle proprie case. Allora io sono convinto, e questo lo dicevo le settimane scorse al commissario Toma, dobbiamo ripartire. Lui mi ha promesso che d'estate sicuramente ci sarà una svolta in questa situazione, una svolta anche perché se no, altrimenti io, mia colpa, dovrò sicuramente prendere una posizione, anche perché noi sindaci siamo eletti dai cittadini e dobbiamo dare le risposte ai cittadini. Quindi noi stiamo vivendo dei gravissimi disagi. Lei si ricorderà la questione serbatoio. La questione serbatoio sì, è stato la messa in sicurezza è stata completata, però a tutt'oggi il collaudo ancora viene fatto. Quindi lei capisce che la gente è ancora fuori da quella zona. Io ho una piazza inagibile e quindi, avendo la piazza inagibile, ho gente fuori dalle case. Ho diverse situazioni prioritarie, ho la chiesa, ho il comune ancora, quindi aspetto un qualsiasi segnale dal commissario. Oggi
e chiedo formalmente un incontro qui a Montecilfone con tutti quanti i sindaci. Lo chiedo al commissario. Dall'analisi emissiva effettuata risulta che la presenza di PM10, dunque parliamo di inquinamento nella piana di Venafro, è collegata anche agli impianti industriali operanti nella zona, una realtà che molti in passato hanno sistematicamente preferito ignorare. Così la deputata molisana Rosalba Testamento, a seguito della risposta del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani a una sua interrogazione specifica, da dicembre 2020 ad aprile 2021 rende noto Testamento, il gruppo di lavoro composto da ISPRA, Ministero della Transizione Ecologica, ARPA Molise e ARPA Emilia Romagna ha tenuto 5 riunioni procedendo al campionamento del PM10 e all'analisi statistica delle concentrazioni inquinanti rilevate negli ultimi anni. Nella risposta al mio atto di sindacato ispettivo, il ministro ha anche precisato che il gruppo di lavoro provvederà a effettuare una verifica puntuale delle emissioni provenienti dagli impianti industriali presenti nell'area al fine di individuare le azioni da intraprendere a beneficio dell'intero territorio. Dura la cronaca a conclusione di una rapidissima attività di indagine durante la quale sono stati sentiti numerosi avventori della cosiddetta Movida Isernina. La locale squadra mobile ha denunciato alla Procura della Repubblica di Isernia un uomo del posto per lesioni aggravate da futili motivi ed un ragazzo per oltraggio e violenza a pubblico ufficiale. Cambiamo argomento. L'Italia può vincere l'europeo? Secondo i molisani sì, ma bisogna fare attenzione alla Francia, che è l'avversario più temuto. Il CT Roberto Mancini gode di grande fiducia tra i giocatori, quello più bravo, secondo appunto alcune persone che abbiamo intervistato questa mattina, è Insigne. Sentite. L'Italia può vincere l'europeo? Secondo gli esperti sì, si arriva tra le prime quattro, può succedere di tutto. In attesa della gara con il Galles, domani pomeriggio alle 18, ultimo match del gruppo A che decreterà se gli azzurri saranno primi o secondi, meglio secondi perché il lato B del tabellone è più semplice, i molisani si godono l'11 di Mancini, il gioco di un collettivo che va a memoria e che ha dato la sensazione di essere solido e fantasioso, ma con sullo sfondo i rivali francesi, gli avversari più temuti. Campioni del mondo, anzi d'Europa, scusa, bravo, scusa. Sì. Ci piace. Quest'anno. Siamo forti, però la Francia è più forte. Per me sì. E la vedo più completa la Francia. Secondo lei possiamo vincere l'europeo? Potremmo vincerlo l'europeo, però la Francia è terribile. Che ha degli ottimi giocatori. E poi ci mettono la passione, come tutti gli italiani quando fanno le cose. Questa, perlomeno, le ultime due partite sono state eccezionali. Complimenti all'Italia e anche agli italiani. È tanto tempo che non si vede giocare in questa maniera, veramente. Ora speriamo domenica che facciamo un altro 3-0, 3-1, così almeno facciamo l'unplane. Ha la forza l'Italia per arrivare fino in fondo, per vincere l'europeo? Ma noi ci dobbiamo credere. Siamo italiani, no? E dobbiamo crederci. Se non ci crediamo è meglio che lasciamo perdere. Io ci credo comunque. Sì, abbastanza, sicuramente. Secondo lei ha la forza per arrivare in finale e magari vincerla? Ce lo auguriamo tutti. Come tutti gli italiani si augurano che l'Italia faccia una bella figura. Ci mancherebbe, lo aspettiamo da un po' di anni. Senta, Mancini le piace? Brava persona, ottimo tecnico. Sicuramente si è creato un bellissimo gruppo, forse grazie all'allenatore e ai ragazzi. Siamo tutti contenti, anche perché veniamo da un periodo abbastanza critico, quindi ci risolleva un attimino. L'entusiasmo che riescono a trasmetterci è positivo. C'è un giocatore che le piace in maniera particolare? Ma Insigne. Io purtroppo non mi intendo di sport. Non guarda la partita dell'Italia. Mi dispiace. Grazie per l'intervista.
Questa notte è venuta a mancare in Agnone la preside di Loreto Maria Barrassi, esponente storica della destra molisana, la prima donna molisana a ricoprire ruoli politici di responsabilità all'interno del Movimento Sociale Italiano, amica di Giorgio Almirante, più volte candidata alle elezioni politiche, consigliere comunale di Agnone, consigliere provinciale. A nome di Fratelli d'Italia Molise, mio personale, dice il coordinatore Filoteo Di Sandro, esprimo vivo cordoglio e vicinanza ai familiari. Ed ora parliamo di donazione di sangue, un messaggio forte che parla di solidarietà, è quello che viene lanciato dal Gemelli Molise, è stato lanciato nell'ultimo webinar. Sentite Valentina Ciarlante. Si è concluso parlando di uno dei gesti di solidarietà più grandi che esistano, il percorso di prevenzione online organizzato dal Gemelli Molise con la collaborazione del CSV, quindi del mondo del volontariato, e di altri partner. La donazione di sangue è stata al centro dell'ultimo webinar trasmesso da Teleregione sui propri canali, che ha riunito tutti gli intervenuti sotto il segno di un unico monito: dare un po' di se stessi agli altri aiuta a stare meglio, un benessere personale e di comunità. Perché donando il sangue ci si sottopone periodicamente a degli esami utili al monitoraggio della propria salute e allo stesso tempo si salvano delle vite. L'amministratrice delegata del Gemelli, Celeste Condorelli, ha sottolineato il successo di questa serie di 8 incontri organizzata sul web, che aveva una forte mission sociale. Dopodiché si sono alternati gli interventi di Simona Sica, Vincenzo Fraticelli, Lino Spagnuolo, Eugenio Astore e Francesca Marziani. Il professore Andrea Bacigalupo, che è il consulente scientifico del Gemelli, ha sottolineato quindi l'importanza della donazione e illustrato anche i sintomi dell'anemia. Un'attenzione particolare ai pazienti sopra 60 e sopra 70, perché possiamo individuare la presenza di anemia, possiamo individuare le cause che l'hanno provocata e naturalmente parliamo della terapia. Oggigiorno abbiamo metodiche sofisticate, quelle di primo livello, che sono sostanzialmente l'esame emocromo, ma soprattutto le indagini molecolari con le quali possiamo stabilire perché un paziente è anemico e quindi possiamo anche stabilire quali sono le terapie più efficaci. Nel corso della riunione abbiamo anche parlato di donazione di sangue, donazione di cellule staminali. La donazione è una componente essenziale dell'area ematologica e credo che la donazione di sangue possa essere addirittura considerata una disciplina cosiddetta trasversale, perché, come ben sapete, ne usufruiscono tutti, in particolare, per esempio, pensate solo alla chirurgia e non solo l'ematologia. La donazione di sangue è importante perché dona non solo a chi riceve poi il sangue, ma secondo me il donatore stesso riceve un input molto positivo dall'avere donato, quindi la donazione è importante dal punto di vista anche emotivo, ma anche importante dal punto di vista preventivo, perché il donatore viene controllato e quindi il controllo dell'analisi del sangue del donatore è un criterio importante per fare anche diagnosi precoce di molte patologie. E con il rientro delle statue in cattedrale si sono conclusi a Venafro i festeggiamenti in onore dei santi martiri Marciano, Nicandro e Daria. Nonostante le restrizioni legate all'emergenza sanitaria, la popolazione ha vissuto con commozione e partecipazione a tutte le fasi religiose. La comparsa della Santa Manna dopo anni di assenza è un segnale accolto con gioia e speranza da tutta la popolazione, che spera in un veloce ritorno alla normalità. Esercizio abusivo della professione giornalistica e pluralismo dell'informazione sono gli argomenti al centro di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Campobasso presso l'Ordine. Il presidente Vincenzo Cimino ha detto: abbiamo vinto la battaglia ma non ci fermeremo. Sentite tutti i particolari dal servizio.
Esercitavano abusivamente la professione del giornalista, raccontando con continuità i fatti di un territorio senza avere la testata iscritta in tribunale, di fatto non garantendo il rispetto della legalità, delle norme, delle regole giornalistiche e della par condicio, e talvolta utilizzando anche inserzioni pubblicitarie per monetizzare diversi casi emersi negli ultimi mesi. Tutto è partito dalle segnalazioni giunte all'ordine sulla presenza di contenitori a metà tra blog e testate non autorizzate. Individuati i responsabili, alcuni hanno deciso di regolarizzare la loro posizione, altri perseverano, ha spiegato il presidente dell'ordine dei giornalisti Vincenzo Cimino, ringraziando gli avvocati La Cava, Jacoponi e D'Aloisio per il lavoro svolto. C'erano dei siti internet, dei contenitori, li chiamiamo così, che aggiornavano continuamente le loro pagine. Quindi erano sostanzialmente delle redazioni giornalistiche vere e proprie, secondo il nostro punto di vista. Abbiamo cominciato a interloquire con loro, hanno capito e hanno registrato le loro testate, quindi da oggi sono testate giornalistiche, quindi alla pari degli altri, ma con gli stessi diritti e doveri degli altri, perché è giusto così. Due hanno deciso di perseverare in questa attività, che secondo noi è illegittima, illegale, e quindi adiremo le vie legali. In più oggi presentiamo due testate, che ovviamente sono estranee all'esercizio abusivo, che hanno deciso di investire in Molise, quindi dando del pluralismo in più. C'è una testata di carattere mensile che parlerà del Molise e della Calabria, e poi il vecchio Nuovo Molise con il collega Blasotta, che continua online a parlare della nostra regione. Quindi un momento secondo me importante, che chiude un'operazione fondamentale per le sorti anche dei nostri colleghi, perché non si può continuare ad esercitare la professione, a fare pubblicità, a scrivere notizie parlando marcatamente di un territorio. Cioè, noi riteniamo che se si fissa un territorio, si parla di quel territorio, si aggiornano costantemente le notizie di quel territorio, ecco, quella è una testata giornalistica e quindi le regole vanno rispettate. Altra novità emersa dalla conferenza stampa di questa mattina: la prossima pubblicazione di un giornale dell'Ordine dei giornalisti. E oggi presentiamo il giornale dell'Ordine. Cioè, se l'Ordine dei giornalisti non crea lui un giornale, ma chi lo crea? Dopo 17 anni abbiamo deciso di fare, ovviamente non ci sostituiremo alle testate commerciali, insomma alle testate giornali, faremo un bollettino interno con le notizie relative alla formazione, all'attività istituzionale, con due moniti: occhio e orecchie alle istituzioni, occhio e orecchie a quello che succede negli altri ordini e al Consiglio Nazionale dell'Ordine. In corso a Civita Campomarano il Civita Street Fest, con l'arrivo nel borgo molisano degli artisti spagnoli Christian Blanxer e Victor García Repo. Resteranno in paese fino al prossimo 24 giugno, mentre dal 1 al 7 luglio ci sarà il brasiliano Thiago Mazza. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo di domenica 20 giugno, condizioni anticicloniche sul Molise con tempo soleggiato e caldo, specie sulle pianure interne, afa in aumento lungo le coste, temperature in aumento, venti deboli dai quadranti sud-occidentali, mare poco mosso. Eccole le temperature sui maggiori centri della regione: Campobasso minima 20, massima 35 gradi, Isernia 19-34, Termoli 21-35, Venafro 22-36. Bene, è davvero tutto per questa edizione. Ora linea alla regia consigli per gli acquisti. Subito dopo, nella pagina sportiva, ci occuperemo di eccellenza e ci occuperemo anche di calcio di Serie D. Dunque, a tra poco con lo sport. Lo sport, il calcio, è il giorno dell'Isernia, è in programma infatti alle 16 allo stadio Romagnoli di Campobasso la finale del campionato regionale di eccellenza tra la città di Isernia Fraterna e l'Aurora Alto
Casertano. Chi vince va in Serie D, i 90 regolamentari, poi eventuali rigori in caso di parità e ancora in caso di parità i tiri dal dischetto. Isernia al completo, anche Ciccio Vitelli ha recuperato e sarà tra i 18 convocati. Il tecnico Fabio Di Rienzo va verso la conferma dell'11 che ha superato nelle due sfide di semifinale il Vasto Girardi. Andiamo in Serie D perché oggi ci sono diverse gare in programma, le vediamo con la nostra grafica, ci soffermiamo in particolare sugli incontri delle Molisane, ultima del campionato, da stasera dunque rompete le righe con il Campobasso che chiude a Pineto, fischio d'inizio alle 16, chiude invece in casa l'Olimpia Agnonese contro il Monte Giorgio, va invece a Tolentino il Vasto Girardi. E ora parliamo del Campobasso, ma dal punto di vista delle sponsorizzazioni, perché anche gli sponsor, anche coloro che hanno sostenuto il club, hanno giocato un ruolo decisivo per la vittoria del campionato. Francesco Presutti ha intervistato per noi Flavio Battista, amministratore delegato di Levigas. Sentite. Flavio, un binomio vincente quest'anno, Levigas SS Campobasso. Bellissimo, un sogno che si avvera. Siamo felicissimi, ci abbiamo sempre creduto e oggi possiamo festeggiare assieme a tutta la cittadinanza Campobasso questo bellissimo evento. Speriamo sia il primo passo di un lungo percorso. Ora, insomma, cambia tutto con la C. Ma direi che è uno scenario davvero davvero importante, per cui ogni scenario è importante, ma con la C cambiano gli interlocutori, cambiano una serie di situazioni per i quali sarà necessario mostrare ancora più attenzione e concentrazione, ma confidiamo nel sogno e nella passione. E quest'estate hai parlato di rinascita culturale e credo che questa squadra, questa società con voi accanto, insomma, possa far uscire un po' il Molise dall'isolamento. Tu hai anche legami familiari qui. Ma attorno alla squadra si è creato un clima di professionisti, di attori del mondo dell'economia, della cultura, che lascia davvero ben sperare. Sembra di aver costituito un vero team ampio, intendo, al di là della squadra di bravissimi ragazzi che evidentemente stanno realizzando il nostro sogno. Ecco, questa città, questa regione non poteva restare troppo a lungo nei dilettanti, Flavio. Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Speriamo che il percorso professionale, evidentemente al di là delle categorie dilettantistiche, sia appena cominciato. Ne siamo sicuri in realtà. Un'ultima cosa, nell'anno diciamo più brutto dal punto di vista sanitario, economico e anche ovviamente sportivo, è accaduto questo. Davvero, sembra, commentavamo fino a qualche secondo fa, come sarebbe stata bella questa festa con lo stadio pieno, pieno di campobassani e pieno di molisani. Ciò non di meno è la nemesi della storia, accanto all'evento più brutto di tutti i tempi che ci potrà capitare c'è questo evento bellissimo. La natura, evidentemente, e la provvidenza ci danno queste logiche di compensazione che apprezziamo tanto. Bene, tutto anche con la pagina sportiva, grazie per averci scelto, buona continuazione con la nostra programmazione, arrivederci.